Diretta. Attacchiamo anche Facebook. Buonasera ragazzi, buonasera a tutti, arriviamo. Ecco che arrivano i primi bikers. Si stanno già collegando un po' di persone, ci vuole un po' di tempo, alle 9 è un orario un po' critico. Sono cotto? No. No. Tutto normale. No, oggi mi sono riposato, ho fatto un allenamentino soft di rulli. Panfilo c'è, quindi se c'è Enrico possiamo partire. Ciao Roman, ciao Dendo, ciao Benassi. Ciao Pelo, ciao ciao ciao. Eila! Ciao Fabio! Ciao Guido, come stai? Va bene, come deve andare? La facciamo andare. Ah beh, non possiamo fare diversamente, no? Mi senti? Assolutamente sì, come dicevi poc'anzi te. Sì, ti sento bene. Come dicevi poc'anzi te, anch'io la mattina almeno un'ora al giorno mi dedico a fare un'ora di rulli. Ma sì, Però il vabbè, noi ci siamo, dai, abbiamo alla fine. Ci siamo inventati questa cosa di rulli in compagnia, alla fine penso che siamo stati tra i primi e forse perché ci annoiavamo di più e ci siamo mossi subito, adesso facciamo i rulli, siamo veramente in tanti, anche ieri eravamo in 130 persone collegate a fare i rulli, che non è che siamo, non abbiamo una piattaforma, ma semplicemente lo facciamo da casa per stare in compagnia, quindi tutti i giorni raccogliamo decine e decine, se non qualche centinaia di persone a fare i rulli, più le dirette, ci teniamo compagnia, il tutto è assolutamente no profit e gratuito, quindi lo facciamo per mandare un messaggio di positività e per cercare comunque dai, di fare un po' di compagnia alle persone, perché come ho sempre detto tutte queste sere, c'è chi è fortunato come me. Nel senso che alla fine sono in casa, sì, con tutte le difficoltà del caso, però non mi manca nulla e alla fine ho i miei rulli, ho il mio giardino, ho il mio vino, ho la gloria, il Certo. trofeo. Alla fine la giornata mi riesco a tenere impegnato e passa, però ci sono tante persone che sono da sole, tante persone che comunque non hanno la possibilità di interagire come facciamo noi, quindi comunque gli regaliamo qualche ora di compagnia al giorno e casomai anche qualche informazione un po' tecnica o qualche racconto del ciclismo del passato, penso che sia piacevole. Poi giustamente chi vuole seguire segue, chi non vuole seguire non segue, però insomma alla fine lo facciamo come servizio gratuito per stare in compagnia. Cioè, questo è il messaggio che dico. Come anche tutti voi che partecipate la sera, non è che percepite soldi per dedicare un po' del vostro tempo a questa cosa. Lo si fa per amicizia, per rapporti di lavoro, perché uno capisce anche il messaggio che si sta dando, insomma. Poi alla Certo. fine, Guido, io prima di partire voglio anche dire una cosa, per chi è in diretta e chi arriverà dopo. Cioè, intanto tu vieni da una zona che comunque è molto difficile ed è stata la zona più colpita d'Italia, perché Bergamo è stato veramente il peggio del peggio del peggio. Quindi, nonostante tutto, trovare persone che, nonostante la situazione critica che c'è nelle vostre zone, che c'è stata, spero che adesso vada un po' meglio, insomma, avere anche comunque la forza, l'entusiasmo e la voglia di dedicare un'ora di sorrisi non è facile, Sì, quindi. è vero, è vero. Anche perché, come dici te, la nostra zona è stata veramente colpita
in modo importante. Ho avuto anche due miei colleghi, i quali sono stati ricoverati in terapia intensiva e ora sono tornati a casa. Fortunatamente sono riusciti a sconfiggere questo virus. Sono momentaneamente in quarantena, ma stanno veramente molto meglio. Che sono Quindi, Ivano Camozzi e Romano Marcasoli, giusto? assolutamente sì, la parte marketing e la parte garanzie e responsabile tecnico. Quindi un grande in bocca al lupo a loro che veramente hanno affrontato questa situazione nel migliore dei modi e sono riusciti a uscirne. Diciamo che l'hanno affrontata subito nel peggiore dei modi, siccome sono stato in terapia intensiva, perché chi l'ha affrontata nel peggiore dei modi siamo noi che siamo a casa, che ad oggi, diciamoci, stiamo bene. Loro l'hanno veramente vissuta nella peggiore situazione. Poi, per fortuna, è andata bene e siamo contenti. Io avevo sempre notizie da Gabri o da Leonora, dei ragazzi, e ogni 2 o 3 giorni, insomma, mi tenevano aggiornato e sono felice che tra l'altro anche l'altra sera li ho visti collegati in diretta, quindi dai, alla fine mi ha fatto Sì, piacere. io li sento regolarmente via messaggi così, adesso che sono tornati a casa anche loro si sono tolti un bel peso dallo stomaco e quindi entrare in casa, anche nonostante siano ancora in quarantena, però respirare aria di casa, avere la famiglia intorno gli sta aiutando molto. Immagino, comunque guarda, sicuramente voi, cioè, sia come, cioè adesso siccome stiamo parlando del nostro mondo, delle due ruote di Scott questa sera, sicuramente, cioè, peggio di così non poteva andare, perché cioè, tra l'altro la zona dove siete voi di Albino è stata una delle valli massacrate dal coronavirus, quindi sicuramente, c'è anche Gabri, ciao Gabri! Ciao Gabri. E quindi insomma non è sicuramente stata o è insomma non l'avete vissuta in modo molto leggero. Comunque siamo qui, parliamo di mountain bike, parliamo di due ruote, perché alla fine l'unica cosa che possiamo fare è questa noi. È vero, è vero. Ascolta, Guido Camozzi, identificarti è difficile, nel senso che io ho detto io ti chiamo tecnico Scott e uomo prodotto Scott. Cosa vuol dire? Che se tu vuoi sapere qualcosa del mondo Scott, tu chiami Guido Camozzi e lui sa tutto. Si Quindi, cerca di saper tutto. beh, sì, insomma, diciamo che rispondi sempre a tutto, però, perché questa è una cosa molto importante, perché diciamo che se hai bisogno di un'informazione, chiami Guido, lui sa sempre tutto. Quindi identifichiamo la figura di Guido Camozzi come un tecnico specializzato e uomo prodotto dell'azienda Scott Italia. E volevo fare qualche domanda prima di passare al lato tecnico del mountain bike. Da quanti anni è Guido che sei in Scott? Ma io ho cominciato subito dopo le medie, quindi ormai sono quasi 30 anni che ho fatto un passaggio a Cerbis, Scott e poi ora in Scott Italia come filiale di Scott Svizzera. Quindi sono 30 anni che sto in questa famiglia chiamata Scott. Puoi andare in pensione fra un po'. È ancora lunga, però sì, manca Però ancora qualche anno. virtualmente come anni potresti andare in pensione. Assolutamente. No, comunque, com'è far parte di una grande azienda come Scott, un marchio leader, uno dei marchi leader a livello internazionale, forse uno dei marchi più affermati, possiamo dirlo, nel settore del fuoristrada? Com'è comunque lavorare in una grossa azienda così? Ma come dicevo, Scott, ma per chi comincia a approcciarsi a lavorare con noi, è come lavorare in una grande famiglia, perché in tanti anni ho visto gente arrivare, gente passare, ma lo spirito che noi abbiamo è uno spirito veramente di aggregazione, non solo tra di noi, ma soprattutto con la nostra rete vendita, dagli agenti ai nostri clienti e quant'altro. Questo per farli sentire innanzitutto una parte importante dell'azienda. Seconda cosa è anche per far capire chi siamo, chi mette la faccia quando ci sono problematiche e quant'altro. Quindi Scott è questa, è una realtà vera dove tutti noi che ci lavoriamo dentro mettiamo la faccia in tutto quello che facciamo.
Beh, allora, testimonianza di quello che stai dicendo è tangibile, si può toccare con mano nel fatto che Scott, come azienda, penso che sia, parliamo di Italia, perché comunque noi siamo in Italia, sia l'azienda più presente su ogni campo gara, evento, bike test, eccetera, eccetera. Nel senso che comunque Scott, penso che, adesso non vorrei dire una stupidata, ma da quello che sapevo c'è, tipo, l'Eleonora mi aveva detto che è la responsabile del marketing, che Scott è presente tipo in 150 eventi all'anno, quindi praticamente anche con più logistiche a weekend è ovunque presente sul territorio a stretto contatto proprio col cliente finale. Sì, assolutamente. Essendo anche un brand multisport, quindi abbiamo quello che riguarda il running, la parte dedicata alla moto, la parte dedicata allo sci e poi la parte dedicata alla bici. Questo ci permette appunto di partecipare in tante manifestazioni e quindi siamo veramente dislocati ogni fine settimana in due o tre appunto manifestazioni. Il problema è che tu ci sei quasi sempre. Sì, a me piace molto mettermi in campo, andare a stretto contatto col pubblico perché reputo che sia una parte importante del mio lavoro perché da tutti si impara veramente qualcosa. E fare manifestazioni come bike test o venire alle presentazioni o inaugurazioni di negozi ci permette appunto di aumentare la nostra conoscenza appunto a 360 gradi sul mondo della bici. Ma quindi tu, adesso io ho fatto una piccola introduzione, però effettivamente Guido Capazzi, che ruolo ha Allora, io mi nell'azienda? occupo di tutto quello che sono responsabile prodotto per la linea bike, quindi tutto quello che è la parte della bici, accessori, quindi abbigliamento, casco, scarpe, fino ad arrivare al prodotto Syncross, che è l'ultimo entrato sotto il cappello di casa Scott, quindi tutto quello che riguarda l'accessoristica. Ci interfacciamo molto con Scott Svizzera, appunto, sui vari prodotti, magari anche da immettere sul mercato per l'anno successivo. Quindi io collaboro molto con Gabriele, che è responsabile vendite della linea bike. Infatti anche il suo arrivo ha portato tantissima energia, ma soprattutto molta, come si può dire, voglia di fare, molta capacità, perché è un ragazzo giovane, 28 anni, ma veramente con tanta, tanta esperienza e questo ha portato solo che bene a quello che è il marchio Scott. Oh, quindi possiamo, siccome sei responsabile prodotto di Scott, penso che e sono 30 anni che fai parte di questa grossa famiglia, penso che adesso ti possiamo fare qualsiasi tipo di domanda, sia io che la gente, e tu Speriamo. sicuramente risponderai senza problemi. Entriamo nel mondo. Stasera abbiamo suddiviso le serate con te per il momento in 3 serate: serata mountain bike, serata e bike, dove ci sarà un mondo, e la serata, diciamo, bici da corsa, bici da strada. E stasera parliamo di mountain bike. Allora, l'enigma che c'è negli ultimi anni, che vabbè, forse enigma per noi addetti al settore non è più così enigma, però comunque è una delle classiche domande che si fa comunque l'utente finale, perché giustamente c'è l'appassionato, inizia ad andare in bici, oppure va in bici da un po' di anni, cioè non dobbiamo dare tutto per scontato. Quindi partiamo un attimo dalla bici. Allora, la domanda classica che si sente o che si legge su internet o che si sente nei negozi è: ma compro una front o compro una full? È un bel dilemma. Negli ultimi anni posso dirvi che il mercato è cambiato tantissimo e quindi tutte le aziende producono e immettono sul mercato delle bici ammortizzate veramente performanti. Quindi a questa domanda io sicuramente ti direi sicuramente una biammortizzata. Ormai abbiamo delle bici biammortizzate con dei pesi veramente molto simili a una front, ma a livello di
permetterti di affrontare le discese, di permetterti di affrontare le salite e quant'altro, sono diventate dei prodotti veramente così eccellenti che l'abbiamo ammortizzata, da un qualcosa in più appunto a chiunque nell'affrontare sia salita che discesa. Quindi sicuramente la mia risposta è andare sul bioammortizzato. Allora, l'altra sera abbiamo avuto in diretta come ospite Yuri Ragnoli che corre dalla vita con Scott. E lui diceva, parlava giustamente di Scott Spark. Adesso non è che stasera non vogliamo fare delle marchette pubblicitarie assolutamente, però giustamente parliamo dei prodotti che tu conosci, che tu, di quale tu sei referente e che sei responsabile uomo prodotto. No, logico, non posso parlare di un prodotto che tu non sei responsabile perché non avresti casomai le stesse competenze o le stesse conoscenze del prodotto. E Yuri diceva: ma guarda, io consiglio la full non solo per la discesa, ma soprattutto per la salita, per il fatto di come copia il terreno, per come ti aiuta a guidare anche in salita nello sconnesso. Quindi sempre più persone ora che si approcciano al mondo della mountain bike vanno sulla full e sicuramente chi prova una full non torna più indietro. Difficilmente passa da front a full dopo fa un passo indietro, anzi, dopo dice perché non l'ho fatto prima. Per entrare nel dettaglio, diciamo che un cavallo di battaglia dell'azienda Scott, questo oramai è su qualsiasi sito, forum, lo sanno tutti, è Scott Spark. Che è la full da cross country, sì, con l'escursione 100, che è quella che comunque usa anche quel mezzo corridore di Nino Schurter che ha vinto Olimpiadi, non so quanti mondiali, Coppa del Mondo, eccetera, eccetera. E spiegami un po', secondo te, quali sono le caratteristiche, o come posso dire, i punti di forza che ha questo prodotto, che comunque cioè, togliamo il fatto che io lavoro con voi di Scott, però se tu leggi qualsiasi sito, qualsiasi forum, Scott Spark viene reputata la full d'eccellenza. O una tra le due, tre full d'eccellenza. Secondo te quali sono i punti proprio, diciamo, top che ha la Spark? Allora, innanzitutto Scott Spark nasce appunto con uno sviluppo di modelli durante gli anni. Nel 2017 Nino vince la sua Olimpiade col nuovo modello Spark, e da lì in tutti questi anni il disegno del telaio è rimasto uguale, ma è cambiato sempre qualcosa negli anni. Il vantaggio di questa bici cosa è? Innanzitutto delle geometrie di ultima generazione, un orizzontale più lungo, una parte del movimento centrale leggermente più basso e la tecnologia Trunion che Scott ha sviluppato per l'attacco dell'ammortizzatore posteriore. Ma una parte fondamentale della bici si chiama Twin Lock, per noi è il cuore della bici. E viene equipaggiato su tutti i nostri modelli di bici biammortizzate, perché è una parte fondamentale della Spark. Innanzitutto perché ci permette di utilizzare le sospensioni con Aspetta, Guido, un secondo. sì. Io me le aspetta, no, aspetta, giusto per fare chiarezza, perché se te mi dici cose del genere, ok, forse a tanti, ok, qualcuno non lo so, nel senso che io me l'ero segnata, ma se siamo già arrivati al punto Chiave. chiave del mondo Scott. Il sistema Twin Lock è un sistema di regolazione e coordinamento, diciamo, tra ammortizzatore posteriore e tra forcella e ammortizzatore posteriore. E io ti dico personalmente, ho provato tante bici nella mia vita, anche altre full. Non voglio dire che vanno meglio o peggio, perché non entro nei dettagli. La cosa particolare, singolare, è che se la provi difficilmente ne puoi fare a meno, è questo sistema diciamo, di regolazione delle sospensioni che si chiama Twin Lock, che per me è incredibile. Però tu bisogna che spieghi cos'è Twin Lock bene, perché
A me è abbastanza chiaro, però per far capire cos'è questa idea vincente, questo brevetto vincente che hai dato Scott, voglio che tu questo lo spieghi. È un passaggio chiave Certo. nel mondo Scott, ma nel mondo degli ammortizzatori, nelle FUR in generale. Quindi questo diciamo, brevetto voglio che lo spieghi un attimo bene per far capire alla gente come funziona e che plus ti dà. Allora, noi possiamo partire anche nel lontano 2003, dove Scott lancia la prima Genius, appunto equipaggiata col manettino Twin Lock. Già allora la sospensione posteriore e l'ammortizzatore facevano le tre posizioni, quindi era già un'evoluzione su quello che era bici biammortizzate da cross country e marathon. Negli anni questo manettino brevettato di Scott, quindi è un manettino sviluppato da Scott, brevettato, che viene equipaggiato su tutti i nostri modelli. Cosa è questo manettino? Innanzitutto, come dicevi te, va con un unico manettino posso comandare forcella anteriore e ammortizzatore posteriore, sia per le bici da cross In simultanea. in simultanea, in sinergia, per avere il giusto equilibrio appunto della bici. Lo utilizziamo su bici da cross country, da marathon, da all mountain, fino ad arrivare alla bici da enduro e ora sulle e-bike, perché anche sulle e-bike i ride di Scott biammortizzate sono tutte equipaggiate appunto con il nostro manettino Twin Lock. Altra cosa da dire, tutte le nostre sospensioni sono sospensioni ad hoc con una cartuccia ad hoc studiata per l'utilizzo del Twin Lock. Quindi per permetterci di passare al 100 di escursione, ridurla a 70 e avere un lockout completo, sia per l'ammortizzatore anteriore sia per l'ammortizzatore posteriore. Mentre sull'Allmountain, sull'Enduro e quant'altro si parte a 150 o 170, si ridimensiona a 110 fino ad avere un lockout completo. Quando parliamo di lockout completo, la bici diventa veramente rigida, quindi non ha un leggero movimento nella sospensione posteriore, nella sospensione anteriore, perché queste cartucce dedicate al mondo Scott sono studiate per avere un bloccaggio totale. Quando affrontiamo la discesa, logicamente abbiamo le sospensioni completamente aperte, al massimo della loro funzionalità. Quando facciamo una salita, è consigliato introdurre il traction mode, quindi ridurre quella che è l'escursione massima della sospensione. In questo caso, nel cross country e nel marathon, si passa da 100 a 70 l'escursione vera e propria. Perché questo? Perché l'ammortizzatore, con il poco funzionamento che ha, ti dà dei benefici in salita per assorbire quello che è l'asperità del terreno, ma allo stesso tempo per avere più grip anche in fase quando il rider si alza in piedi o rilancia la bici. E infine arriviamo su quello che sono i pezzi pianeggianti su asfalto o su sterrato, dove andiamo a bloccare completamente la bici e diventa una bici rigida a tutti gli effetti. Detta così può sembrare una cosa molto banale, ma la cosa che consiglio è, se avete la possibilità di testare una delle nostre bici, soprattutto nei bike test, vi potete veramente accorgere che il Twin Lock è la parte fondamentale di qualsiasi nostra bici biammortizzata. Tanto che noi lo vediamo sui campi gara, ormai tante altre aziende, nostre concorrenti, i vari team, utilizzano il nostro sistema Twin Lock anche sulle loro bici di altre marche. E questo fa capire che è uno dei manettini a oggi sul mercato più blasonati. Infatti, per regolarlo correttamente su bici di altre aziende, l'importante è avere la forcella a tre scatti, l'ammortizzatore con la possibilità delle tre escursioni e regolarlo sicuramente un po' più rispetto alle bici Scott che sono già predisposte di serie. Ma entro un po' più nel tecnico, se posso. Poi casomai è una mia idea, eh? Certo. Casomai sbaglio. Allora, io sono maniaco di geometria, Sì. questo da sempre. Io
Dice uno, ma perché se è brevettato lo possono usare anche i concorrenti? Perché lo comprano e poi lo montano. Assolutamente sì. Cioè, però non possono marchiarlo col loro nome, lo comprano da Syncros e come lo posso comprare io, come lo puoi comprare tu, Giorgio, lo possono comprare gli altri e poi lo vanno a montare su alcune biciclette. Logico che non lo possono fare per la grande distribuzione, non lo possono fare per il lancio, diciamo, delle bici a catalogo, ma sull'aftermarket diciamo che può succedere che vengono installati, soprattutto per chi cerca una performance, una prestazione più alta. Volevo fare una premessa. Sì. Qualora un utente finale volesse comprare il Twin Lock, deve per forza appoggiarsi al nostro rivenditore autorizzato Scott, perché noi come Scott Italia non vendiamo direttamente, ma passiamo tutto tramite i nostri rivenditori autorizzati Scott. Allora, qui uno fa una domanda, io le domande voglio tenere per la fine, però siccome stiamo parlando di sospensioni va bene, ci sta. Uno Certo. chiede, e il brain? Il brain non c'entra niente, cioè è un sistema completamente differente dal Twin Lock e dal mio punto di vista funziona molto male, perché è un sistema che si attiva in base a determinati urti e non lo puoi gestire in autonomia. E quindi non è comodo. In più non ti permette di avere tre settaggi. Assolutamente sì. Allora, vi dico il mio punto di vista, però potrei anche dire una cavolata, un'eresia, quindi tu correggimi perché è il mio punto di vista. Io sono fissato con le geometrie dei telai da sempre. Un'azienda che si chiama Scott, Pinco Pallino, Gino Pino, Fabio, eccetera, eccetera, progetta un telaio che ha delle geometrie, quindi ha un passo, ha un carro, ha un'apertura forcella, un'inclinazione forcella, ha un'inclinazione tubo piantone, ha un'altezza al baricentro del momento centrale, ha determinate caratteristiche. E viene studiata per avere facciamo un esempio, una forcella con escursione 100 da XC e con un ammortizzatore posteriore da 100. Questa viene studiata che praticamente questo telaio deve lavorare con l'escursione degli ammortizzatori aperti in simultanea. Molte biciclette, cosa succede? Che non avendo il sistema Twin Lock, tu vai a bloccare la forcella o aperto o chiusa o in tre step e il mono posteriore parzialmente bloccato o tutto bloccato. Quindi la geometria della bici cambia. Assolutamente sì. Le geometrie reali del telaio cambiano, però diciamo che questo fattore che cambiano le geometrie non sono state, tra virgolette, studiate a tavolino nella progettazione del telaio che lavora con il tipo di escursione. Quindi, perché per me questo sistema fa la differenza? Perché tu hai tre settaggi uguali davanti e dietro, quindi vai a rispettare sempre la geometria iniziale del progetto del telaio, mentre in altre situazioni tu potresti avere un come posso dire, un gap tra l'anteriore e il posteriore che ti cambia leggermente l'angolo di forcella, Certo. l'angolo sterzo, quindi l'inclinazione della forcella e l'angolo sterzo. E quindi sicuramente cambia la guidabilità e anche il modo di come può copiare la mountain bike il terreno. E quindi questo è dal mio punto di vista è un bel problema. Cioè, lo percepisci sulla bici che ci sono differenze. Invece col Twin Lock tu in tutti e tre i settaggi non percepisci differenze sulla guida. Poi però è la mia idea, Guido, cioè No, non è che ma sia così. è la verità, anche perché ti ripeto, negli ultimi 3-4 anni, con l'arrivo del 27 e mezzo, l'arrivo del 29, scelgo 27, la ruota da 27 e mezzo, la ruota da 29, scelgo l'escursione 120 sul 27 e mezzo, 100 sul 29. Sai, negli ultimi anni, c'è stata tanta confusione su scelgo questo o scelgo questo. Poi si è arrivata negli ultimi 2 anni la 29. Quando si è deciso di avere una bici da 29, gli ingegneri di Scott hanno sviluppato
una geometria veramente ad hoc per la 29, perché prima si consigliava di usare il 27,5 per le persone di media-bassa statura e non il 29, perché non avevamo ancora la percezione di avere delle geometrie adatte sia per le persone piccole che per le persone alte. Con l'avvento della 29 definitivamente, perché ormai il mercato possiamo dire che per il 95% è esclusivamente 29, si hanno delle geometrie veramente performanti. E anche l'equilibrio, inteso come gradi della forcella, l'altezza del movimento centrale, la lunghezza dei carri e quant'altro, ha portato a utilizzare la ruota da 29, grazie al nostro manettino Twin Lock, dà la possibilità di utilizzare una bici da 29 sia per persone di media-bassa statura, ma anche di persone di media-alta statura. E questo ha portato ad avere un equilibrio importante. E come dici te, il Twin Lock serve per avere un equilibrio giusto in tutte le sue geometrie della bici, ma anche per rendere la bici molto più performante. È logico, se io monto un 120 davanti e un 100 posteriore, o chiudo a tre scatti la forcella anteriore e aperto, chiuso e posteriore, non avrò mai un equilibrio della bici in sé. Però negli ultimi anni questo è stato argomento di discussione per tutte le aziende che sempre più cercano di avere delle geometrie veramente eccellenti, perché oggi sul mercato ci sono veramente tantissime bici biammortizzate performanti al 100%. A oggi dire cavoli, ci sono bici che non sono belle sul mercato è veramente difficile, perché ormai siamo arrivati a una tecnicità incredibile di tutti i brand, soprattutto dei brand americani, a mio parere. Ascolta, andiamo avanti nel mondo delle full. La famiglia Scott presenta tre bici full, la Spark, la Genius e la Ransom, ok? Assolutamente sì. Boh, allora, io ti dico quello che sento, che le domande che mi fanno a me. Certo. Allora, cioè quello che arriva mi dice, ma io voglio una bici con escursione alta perché faccio dei percorsi dove sono un po' sconnessi e quindi penso che la bici con l'escursione maggiore mi aiuti. E io gli dico, ma dipende che percorsi fai, cioè non è che compri la bici sempre con l'escursione maggiore per fare discese un po' più tecniche. Forse sarebbe il caso di imparare a sfruttare al meglio la bicicletta, quindi di migliorare la tecnica di guida e poi una volta che hai raggiunto il massimo, per dire una 100 alla 120, passi alla 140-150. Però vedo che c'è molta confusione anche in questo discorso delle diverse escursioni delle mountain bike. Qui la grande famiglia Scott presenta Spark, Genius e Ransom. Mi dici realmente le differenze di queste tre bici e l'utilizzo corretto che ne andrebbe fatto, in modo che chi ti segue e può capire da te cosa mai che bici scegliere. Certo, assolutamente. Allora, a colpo d'occhio, sicuramente sembrano tutte e tre bici molto simili, perché hanno un disegno dell'orizzontale molto sagomato, che sia la Spar, la Genius e la Ransom hanno questa particolarità di essere molto simili. Cosa cambia tra una Spar, una Genius e una Ramso? Innanzitutto, la Spark è divisa in due versioni. Spark RC, che è nata per il cross country e marathon, quindi con una geometria corsaiola, e Spark con il 120 di escursione, sia anteriore che posteriore, che a mio avviso è una bici sottovalutata, ma vediamo che nei nostri test le persone gradiscono in modo particolare, anche più dell'RC. Per il semplice motivo che se uno non è così tecnico, non fa gare a un certo livello, quant'altro, a mio avviso la Spark con 120 di escursione è la bici più azzeccata che Scott ha in collezione da poter offrire all'utente finale. Questo perché?
perché ti permette di avere una pedalata incredibile in salita, quindi è molto leggera, ci sono vari step di modelli con vari equipaggiamenti, ma viene equipaggiata una forcella da 34, 120 di escursione avanti e dietro e copertoni da 2,4 di serie. Questo perché? Perché è una bici adatta sia per la salita, ma anche per affrontare la discesa veramente in modo egregio. E quindi per noi è un avvicinarsi a un mondo trail a tutti gli effetti. Poi, se uno è già più pratico, già più discesista, ma vuole fare anche delle pedalate, allora la bici più indicata è sicuramente il Mondo Genius. Mondo Genius è una bici con 150 di escursione, sia anteriore che posteriore. Anche qui utilizziamo forcelle da 36 sull'alta gamma e forcelle da 34 sulla media bassa gamma, con l'introduzione anche qui delle forcelle Marzocchi che negli anni sono stati leader nel mondo dell'Ulmountain e in enduro, si sono persi un po', ma con l'acquisto del marchio di Vittoria sono rientrate a far parte appunto di questo mondo. La Genius è una bici veramente performante. La nostra bici possiamo dire che per diversi anni è stata la nostra bici da enduro a tutti gli effetti, appunto con 150 escursione. E qui cominciamo ad avere ruote plus 29 da 2,6. Infine abbiamo la nostra enduro per eccellenza che si chiama Ramson, 170 di escursione avanti e dietro. Se pensate che il nostro top di gamma con 170 di escursione, ruote plus e tutto, abbiamo una bici da 12,6 kg, quindi una bici veramente leggera nel suo genere. Ma questo è grazie anche alle tipologie di carbonio che Scott utilizza nei vari step, dall'alta gamma, media gamma e bassa gamma. Quindi abbiamo due fibre di carbonio per l'all mountain e l'enduro e tre fibre di carbonio per quanto riguarda cross country e marathon. Però ecco, ricordatevi sempre che tutte le nostre bici vengono equipaggiate e come diciamo sempre noi, il cuore della nostra bici si chiama veramente Twin Lock, che fa veramente la differenza su tutte le bici biammortizzate che noi proponiamo sul mercato. Allora, c'è un ragazzo che si chiama Matt Fine e dice: io ho una Spar 920 fantastica, sia per XC sia per enduro leggeri, confermo tutto. Allora, lui conferma quello che dicevi te. Io prima, quando hai detto questa cosa qua della Spar, ho fatto così, nel senso che io, sai, vabbè, cioè, sono in negozio, quindi ti posso trasmettere le mie sensazioni o quello che ho le richieste del cliente. Sono tutti molto fissati con l'XC, perché comunque diciamo che il biker italiano, il ciclista italiano è fissato col peso, la geometria racing, È eccetera, il eccetera. nostro DNA. È il nostro DNA. Però, sai, gli anni passano, come abbiamo corso noi, io, te, da giovani, eccetera, eccetera, gli anni passano e le corse, insomma, casomai se vai anche a fare qualche gara, ma la vai a fare con un approccio almeno personalmente differente, cioè farti un percorso nuovo in compagnia con gli amici per non pedalare sempre le solite zone, e quindi ti vai a fare il weekend via, la mangiata in compagnia, eccetera, eccetera. E quindi tanto vincere non vinci, prendi 2 ore dai primi, prendi 1 ora dai primi, prendi 3 ore dai primi, quindi sai, io personalmente che la mia bici pesa 9, no, 10, 11. Come dicono in Toscana, porta una siega. Cioè, però penso che per uno che non voglia comprare 3 biciclette, poi questo dovrei stare zitto commercialmente parlando, però siccome diamo dei consigli spassionati, cioè una bici che io la reputo una bici, una mountain bike abbastanza definitiva e polivalente è la Spark, perché per me con un 120 di escursione e come dici te, con un copertone da 2,4 ti permette di fare tantissime discese, anche molto tecniche, a meno che non vuoi fare dei salti da 2 metri, ma comunque anche il piccolo gradone da 50, 70 centimetri lo fai tranquillamente. Ti permette di pedalare bene in salita, benissimo. Uniamo il fatto
aggiungiamo il fatto del twin lock, dove tu hai una posizione intermedia, che questo fa tanto, perché la 120 normale aperta non la pedalerei così bene come un parziale 70. Quindi anche questo fa la sua differenza. E comunque risulta una bici divertente, da un peso contenuto, con una geometria scorrevole, e rimane molto facile da guidare anche nel single track e nel tecnico. Quindi io la reputo, cioè, io adesso quest'estate mi sono rotto un braccio e da allora che non vado più in bici e difficilmente potrò tornare, cioè in mountain bike difficilmente potrò tornare purtroppo a guidare mountain bike. Però il giorno che sono caduto e per dire io comunque usavo nell'ultimo periodo sempre delle 120, perché comunque era per me l'utilizzo più idoneo per me, per quel tipo di mountain bike che volevo fare, che non ero esasperato, che era sì, voglio la bici da pedalare in salita per non ammazzarmi, ma voglio anche la bici che mi accompagna bene, facile guidare in discesa, che mi dà sicurezza. Quindi la 120, io spesso dico che Spark normale per me è una bici veramente intelligente. A volte vengo guardato in modo strano, perché sembra che dico qualcosa che, cioè, sembra che gli voglio vendere la 120 per non vendergli la Lexi. Tanto c'ho anche l'Xi, per amor di Dio. Però penso che per un appassionato, un biker della domenica, del sabato, cioè che non ha non è Yuri Ragnoli, capito, che deve fare un tempo assoluto, lo trovo un mezzo veramente, veramente intelligente, veramente polivalente per tantissimi tracciati e percorsi. Poi è logico che, come dici te, se uno ama di più le discese, qualcosa di più tecnico, si sposta su Genius. Se uno si vuole mettere il casco di Certo. protezione e buttarsi giù, Ranson. Però sono modi e tipologie di mountain bike e anche di sport che si chiamano in modo differente, Io non so per me. se Yuri vi ha spiegato un po' cosa usa di copertoni e quant'altro. Negli ultimi anni Schwalbe ha sviluppato dei copertoni veramente ottimali sia sul cross country ma anche sul mondo all mountain. In certe gare Yuri passa dal copertone da 2,25 e utilizza il copertone da 2,35. Questo perché? Perché ha una carcassa che rimane leggermente più larga e ha maggior grip, ma allo stesso tempo gli permette di avere come una sospensione in più, perché assorbe molto di più e quindi il 100 con un copertone più largo gli permette di avere un assorbimento maggiore. In molte gare dove c'è tanto scassato, ha optato diverse volte per questa soluzione. È vero, va a incrementare leggermente il peso, però certe volte il peso è veramente una cosa irrisoria. Meglio avere qualche etto in più, ma riuscire a affrontare in un certo modo le discese più scassate e quant'altro, e poi arrivare all'arrivo piuttosto che essere in mezzo a una discesa con la ruota forata o quant'altro. Quindi anche lì, ormai anche i rider, soprattutto nel marathon e nel cross country, guardano molto ad avere dei copertoni leggermente più pesanti, ma affidabili, che ti permettono appunto di poter affrontare le discese in un certo modo. Vogliamo parlare di cross country? Nino Schurter l'anno scorso, con tutto il team, ha fatto una stagione con copertoni da 2,4, cosa che fino all'anno prima era impensabile, perché tutti usavano copertoni da 2,25, magari leggeri, con la mousse o quant'altro. Loro hanno sviluppato questo copertone da 2,4 e hanno fatto veramente quasi tutta la stagione con un copertone del genere, perché ha più grip, ma allo stesso tempo per dargli leggermente più di comfort anche come sospensione. Guarda, mi fa piacere quello che dici, perché anche qua è una di quelle cose che non è che studi a scuola, perché scuole non ce ne sono, però sono filosofie di pensiero o semplicemente sensibilità o prove che uno fa. Io cioè, non sono cazzate, perché i miei clienti, insomma, lo possono dire, cioè consiglio sempre di aumentare la larghezza della carcassa e copertone, e gli dico sempre che
Sì, ok, la bici ti pesa 100 grammi in più, 150 grammi in più, però non ti cambia niente. Alla fine, primo discorso di sicurezza, soprattutto sull'anteriore. Io delle volte faccio anche settaggi con le ruote con misure differenziate, tipo più largo l'anteriore e più sottile il posteriore, Giusto. dove hai la trazione e lega un po' meno. Però sull'anteriore in discesa, avere una carcassa, una spalla un po' più larga, quindi un copertone da 2,35 o 2,40 invece che il 2,25, che sei già stato largo, perché c'è gente che ci viene ancora a chiedere i 2, l'1,8 o il 2,1, che hai meno stabilità. Poi B, rischi di forare, 3, rischi di tagliare. Quindi io consiglio sempre sull'anteriore, soprattutto dove anche comunque ci sono determinati percorsi o determinati tipi di stagione, di andare minimo sul 2,35 sull'anteriore, di non scendere sotto quella larghezza, perché con un tubeless puoi girare una pressione di 1,6 tranquillamente, quindi spancia un po', alla fine ti dà un po' più di comfort e hai un po' più di grip e di sicurezza. Ma E Fabio, poi poi comunque. attenzione, non dimentichiamoci che le ruote hanno un canale più largo ora, perché la tendenza è quella di aver allargato quelli che sono i canali delle ruote e un copertone da 1,8, 1,9, da 2,1, difficilmente è performante su un canale del genere. Quindi è per quello che tutto si è spostato dal 2 al 2,25 e ora al 2,3. Perché? Perché col canale più largo necessita di avere un copertone leggermente più largo per agire e comportarsi per la struttura che è stato studiato. Quindi chi usa oggi copertoni da 1,8, 2,1 sicuramente lo fa per il peso, ma oggi il peso è veramente, penso, l'ultima cosa da guardare. Prima l'affidabilità e poi si guarda il peso, perché se dovessimo andare a vedere il peso, penso che anche Ragnoli l'abbia detto, cioè, a oggi la bici per essere performante deve avere il telescopico. Deve avere copertoni di un certo, in un certo modo, quindi da 2,25, deve avere una ruota con un canale più largo, quindi è tutto peso in più che viene messo sulla bici, ma per performare di più, perché non è quei gli etti che stiamo dicendo che non ti fanno essere performante appunto nella tua gara o in qualsiasi altra cosa. C'è una ciclista che dicono che ti vuol tanto salutare, Nadia Pasqualini. Ciao Nadia, grazie. Ascolta, ti voglio chiedere alcune cose, perché mancano più o meno 15 minuti, per, sai che dopo scatta l'ora e salta la diretta. Ruote Syncros. Sono uscite queste ruote spaziali, le Silverstone, che ancora devo capire come hanno fatto a farle, perché adesso permettimi, Guido, io ne ho viste una montata su una ruota l'anno scorso a Friburgo in esposizione, quando siamo andati al meeting di Scott in Svizzera, e poi non le ho più viste. Comunque, da quello che ho capito, che ho ascoltato, sono ruote che sono praticamente un monoblocco. Ho visto un po' di caratteristiche tecniche e dati che sono disarmanti, nel senso di un miglioramento di prestazioni, rigidità torsionale, eccetera, eccetera, effetto swing, oscillazione incredibile. Però io so che tu ce le hai avute per le mani ultimamente, prima di sto periodo qua, e avete avuto un po' di possibilità di utilizzo, di prove, di test. Sì, finalmente per il 2020 sono arrivate le nuove Silverton SL. Già nel 2019 abbiamo proposto questa ruota, ma Scott, avendo per le mani un prodotto unico sul mercato, ha ritardato appunto l'arrivo, ma per avere un prodotto veramente al top, quindi eccellente in tutte le sue forme e nelle sue caratteristiche. 2020 è arrivata la ruota che viene equipaggiata di serie sulla Spark SL, che è il nostro top di gamma,
e viene utilizzata da quest'anno anche dal nostro team Score Racing Team. Quindi Yuri è già uno dei rider che sta utilizzando le L'ha nostre detto, l'ha detto. ruote. È una ruota, come hai detto te, monoscocca, quindi tutta completamente in carbonio, il guscio del mozzo è in carbonio e l'unica parte in metallo è la zona appunto del mozzo dove utilizziamo un mozzo DT Swiss con cuscinetti in ceramica. Perché DT Swiss oggi è uno dei migliori, delle migliori aziende che produce mozzi e Scott si è affidata a loro per equipaggiare queste ruote appunto monoscocche in carbonio. Sono ruote uniche sul mercato a oggi perché hanno raggi incorporati col carbonio e la particolarità veramente importante di queste ruote è il filamento che non ha un punto di inizio, di fine e di rinizio, ma parte da un lato e arriva fino all'altro lato e questo permette di avere innanzitutto dei raggi molto resistenti, quindi è aumentata molto la resistenza dei raggi. Uno dei test che viene fatto è quella del bastone in mezzo alla ruota per vedere se il raggio si rompe e vi posso garantire che è una ruota veramente indistruttibile. Altra particolarità è un cerchio completamente tubeless perché non ha nipples e quindi è già sviluppato per tubeless con un canale appunto da 26. Tanti ci fanno la domanda perché avete fatto un canale da 26 e non da 30? Perché il canale da 26 è più rapportato per un discorso cross country marathon. Il 30 è per una ruota plus che può essere utilizzata appunto sotto una Genius, una Spark con 120 escursione fino ad arrivare al mondo Ramson. La nostra collezione poi comprende altre due tipologie di ruote, la Silverton SL 1.0 con cerchio in carbonio e raggiatura tradizionale e Revestock appunto con canale da 30 dedicata al mondo enduro e all mountain. Beh, io sono curioso di averle prima o poi perché sono veramente. Anche, io ti dico, lasciando perdere tutti gli aspetti tecnici, solo per estetica, per legata estetica, quelle ci vogliono perché sono una bomba. Allora, Luca Ronconi. Ciao Luca, è un mio amico, è responsabile commerciale di BC Sport, quindi qua ti fa una domanda secca. E dice Guido, quando uscirà lo Spark? Me l'ha chiesto anche a me l'altro giorno. Ho detto, Guido, Luca, non lo so, non lo so, cazzo, non me l'hanno detto. Ma se posso rispondere con una battuta, anche io ti dico che ogni tanto mi faccio questa domanda, ma perché dobbiamo fare una Spark nuova quando abbiamo una Spark veramente performante al 100%? Sicuramente arriverà una Spark nuova. Non so quando, perché l'evoluzione è sempre avanti e tutto, però in questo momento abbiamo una Spark, ogni anno ha delle variazioni, ha delle modifiche e reputo che sia uno dei mezzi più performanti che ci siano sul mercato. Quindi. Posso dire una cosa? Poi casomai tu mi dici di no. Cioè io la dico e non me ne frega un cazzo, poi casomai dici che non è vera. Ho sentito dire che anche Schurter non ha tanta voglia di cambiare quella bici lì. Cioè nel senso che anche lui... Cioè, lui piace molto la Spark attuale. Poi ti dico qualche cosa che ho letto qua e là, così ho voci di corridoio, però beh, sinceramente Scott a me non mi ha detto nulla. Però ho sentito dire qualche voce, ho letto qualche cosina che a lui la Spark piace molto, quindi non ha voglia di giocarsi un mondiale o gare particolari con una bici nuova quando questa è così performante. Poi. Sì, sicuramente lui in tante sue interviste ha
ribadito più volte che la Spark per lui è veramente una bici performante al 100%. Sicuramente anche Nino in questo momento predilige la Spark e vediamo anche in quasi tutte le prove di Coppa del Mondo dove utilizza sempre l'ammortizzata rispetto alla front. Anche perché ormai sono diventati percorsi più da trail che da skate. Però anche lui conferma che la Spar di oggi è veramente una bici al momento insostituibile per il semplice motivo che gli dà quelle garanzie che servono un rider del suo calibro in tutte le varie situazioni. E sempre Luca di Bicicletta conferma per la Spar perché lui ne è possessore, bastardo, non l'ha neanche comprata a me. No, vabbè. Ascolta, poi uno ti fa i complimenti, davvero tutto molto interessante, bravissime. No, io faccio le domande, bravo, è Guido che risponde, io faccio solo le domande, quindi non il merito suo. Dice, la Genius 2020 è stata ridisegnata rispetto al 2019 o è sostanzialmente la stessa? Grazie. La Genius 2020 è uguale alla Genius 2019, cambiano leggermente alcuni componenti, ma è la stessa identica bici. Adesso ti faccio una domanda. Ti ho perso, non ti ho sentito, scusa, ora sì. Chiedono se sì, Shure usa il telaio tagliando, vi posso assicurare. Sì. Ti faccio una domanda personale, se puoi rispondere, ma cioè, personale nel senso che a gusti, cioè, come sistema di trasmissione di cambio, no, non parlo freni, trasmissione, preferisci SRAM o lo Shimano nuovo? Allora, per quanto riguarda il mio gusto personale, è sicuramente proiettato a SRAM. È proiettato a SRAM perché dal mio punto di vista negli ultimi anni è quello che ha lavorato molto di più sullo sviluppo della trasmissione 1x12, fino ad arrivare a mettere sul mercato questo nuovo gruppo Access che è veramente una cosa incredibile, che dà un'affidabilità incredibile. Sicuramente è l'evoluzione che tutti aspettavamo, ma anche perché ci permette di avere meno cavi sulla bici. Okay. Se per caso salta la diretta, dammi 3 secondi che ti richiamo dentro. Va bene. E, vabbè, questa era la mia curiosità, perché sai cosa succede? Ma qua dopo sarà un tasto dolente anche che andremo a affrontare la settimana prossima con le bike. Tutte le volte che esce una cosa nuova, nella testa di noi consumatori, utilizzatori italiani, quello che c'era già fa schifo e la cosa nuova diventa predominante. Perché ti dico questo? Perché quando 4 anni fa, 4-5 anni fa, è uscito il monocorona, io ho comprato a mountain bike col monocorona XX1 1x11 SRAM. E tutti a dire su sto cazzo di monocorona, perché qua, perché su, perché giù, perché su, perché giù. E poi negli anni si è affermato il monocorona perché per un discorso di rapportatura grande dietro, per un discorso di peso, per una manutenzione minore, non ti cade la catena davanti, non hai il doppio manettino, non hai il deragliatore, eccetera. E nonostante io reputo Shimano per alcune cose leader in discussa mondiale e un'affidabilità, una precisione disarmante, soprattutto anche nel mondo road, devo dire che negli ultimi anni, dal mio punto di vista, di chi ci mette le mani e da chi anche l'ha usata, SRAM è sempre veramente un passettino sul mountain bike avanti. Perché comunque ha spianato la strada del monocorona e ad oggi Shimano è uscito col 12 e loro STOM Axis 12 velocità wireless senza fili, cambio che lavora da Dio, leggerissimo, una precisione incredibile la cambiata e tanto di cappello. Quindi
anch'io la vedo un po' come te. E adesso ti chiedo, che dopo ti lascio andare che è tardi. Grazie Matteo. Ci siamo, 2 secondi arriviamo. Aspettiamo che si ricollega, tanto gli devo fare giusto, gli devo chiedere 2 cosettine e poi lo lasciamo andare. Ci siamo ragazzi, 1 secondo che si ricollega. Ci siamo. Ciao Davide. Eccoci qua. Oh, sai sempre, sempre la domanda bella clou così salta la connessione. No. E, vabbè, a parte che penso che hai dato delle spiegazioni veramente ottime e semplici per tutti. Però ti voglio chiedere due cose, due di numero, poi passiamo ai saluti e ti lascio andare. E anche perché dopo ti vedo lunedì che ti massacrerò le domande. Lunedì arriveranno delle domande assurde e anch'io preparerò domande assurde. Tipo come quello che abbiamo fatto, com'è che è stato all'Italian Bike Festival, è arrivato uno stand che era venuto giù, sai, con voi in compagnia, e uno mi ha chiesto per le bike, ma con cosa va? E io ho detto, ma è da benzina. È da benzina, cazzo. Come cazzo vuoi che vada la bici elettrica? Beh, benzina. No, ascolta, dammi due trucchetti del mondo della mountain bike. Se dovessi consigliare agli appassionati, anche a me, due trucchetti sulla mountain bike, che possono essere le gomme, che possono essere come tarare le forcelle, che so che tu lì sei veramente un mago. Due trucchetti di due cose differenti, veloci, che possono servire a chi alla sabato, domenica mattina, prende in mano mountain bike. Allora, te ne do 3 di trucchetti. Uno, Tre? Me li scrivo. Vai. il saper divertirsi, perché oggi, a mio avviso, soprattutto con il tuo gruppo, il divertimento di uscire in bici è fondamentale, perché se perdi quella voglia di andare in bici, perdi veramente la passione che tutti noi abbiamo per questo modo di andare nella natura. Secondo, avere la bici sempre a posto, quindi sì, è vero, magari sentite tante volte, vi sentite dire bisogna fare la revisione di qua, la revisione di là, il controllo di qua, il controllo di là. Ricordatevi che una bici sempre a posto vi dà sempre tanta affidabilità, tanta voglia di andare in bici, piuttosto che avere una bici che ogni 3x2 scricchiola, catena sempre secca, sporca. La bici va pulita, perché è come se fosse una cosa che fa parte del vostro DNA e più una cosa si tiene bene e sicuramente più ve la potete godere. Altra cosa importante, sicuramente, come dicevi te, sono la regolazione delle sospensioni e il gonfiaggio dei copertoni, quindi delle ruote. Non è da sottovalutare. Io vedo tante persone che pensano che il salsicciotto, come lo chiamiamo, sia un'antiforatura, quindi tengono veramente le pressioni bassissime. Però ricordatevi che anche se ho il salsicciotto ci serve per riuscire a tornare a casa, non è un'antiforatura. Quindi i copertoni vanno gonfiati in base al peso della persona, perché non si possono superare degli standard. Perché sgonfio troppo, sì, ho più grip, ma rischio di rompere ruote, rompere cerchi. O gonfio troppo e salto da una parte all'altra, soprattutto sullo sconnesso. Stessa cosa per quanto riguarda le sospensioni. Una sospensione regolata in un certo modo vi permette di affrontare le discese veramente in modo egregio. E poi, altro consiglio e ultimo, vi consiglio di comprare una Scott. Ok,
Vabbè, quello non si può dire nulla. No, sai che ci sono sempre tante teorie, poi comunque internet veramente negli ultimi anni, io lo dico sempre, però sai che io sono fatto a modo mio, te ormai mi conosci da un po' di anni che lavoro con voi, io non è che ho tanti filtri a dire le cose. Devo dire la verità, anche quando vengo da voi, che facciamo i meeting, io ascolto, vi chiedo, poi casomai... vi chiedo le cose che mi interessano a me per capire alcune cose. Sento sempre tanti luoghi comuni, tante cose di persone che vengono da noi e si fissano su determinate cose, per me sbagliando. Come per dire la pressione delle gomme, c'è gente che gonfia le gomme a 2, 2, 2, 3 perché dice che è più scorrevole la bici, ma a parte che è un rischio enorme, ne parlavamo con Yuri l'altra sera, è un rischio enorme fare la discesa con la gomma 2-3, perché non hai grip, ti si può chiudere in sottosterzo, poi puoi rischiare di cadere e farti veramente male. E poi comunque non è vero che hai più trazione, perché la bici poi invece che copiare il terreno e saltelle, quindi alla fine hai una dispersione di potenza e di trazione. Delle volte... È dura far capire queste cose qua e ripeterle queste cose all'infinito perché non so per quale motivo, ma la gente pensa che il peso, la pressione delle gomme faccia tutto. Invece, sinceramente, io vengo dal mondo delle corse e ti dico che qua, tanti anni fa si correva con delle bici che pesavano 1,5 kg più di adesso. Adesso ti dico una cosa che non c'entra con la mountain bike: il record all'Alpe d'Huez c'era ancora Pantani che aveva la bici in alluminio. Quindi, cioè, alla fine qua contano tanto le gambe. E l'altra cosa che sulla mountain bike mi sento di dire, no, non è, io non sono un biker, perché io vado, sono sempre andato in bici a corsa, ho comprato la prima mountain bike, lo dico sempre, nel 1992. È una Giant Kadex con la forcella rigida e i freni cantilever, quindi comunque ho comprato la prima mountain bike 28 anni fa. Però non dico che sono un biker, perché non avendo corso ad alti livelli in mountain bike, dopo sembra che voglio fare il presuntuoso. Quindi io vengo dalla strada e occasionalmente sono sempre in mountain bike. Però a mountain bike, quello che per me fa tanto la differenza è la tecnica. Cioè saper pedalare in salita, saper pedalare in salita, non scommesso, e saper guidare la bicicletta in discesa. E la cosa per me che conta meno a mountain bike è il peso. Poi è logico. Se io ti andiamo a fare un giro, io la bici a 10 kg, tu hai la bici da 15 kg, sinceramente, se pesiamo uguali, 5 kg su una bici, anche a livello di effetto rotolamento, di effetto giroscopico da ruota, per amor di Dio, se tu prendi le ruote nuove della Syncros, che costano 3.600 euro, non pesano niente, io prendo le ruote di alluminio da 200 euro, sicuramente a livello di scorrevolezza e rotolamento ci sono differenze. Però se io e te pesiamo più o meno uguale e abbiamo una bicicletta, casomai, che ci balla 1 chilo di differenza, io ho più tecnica di te, e tu sei più imbranato, non, cioè, Sì, è vero. non sono i 500-800 kg di differenza che proprio lo senti sulla mountain bike. Quindi su certe cose io penso, cioè, sarebbe opportuno non fissarsi, perché molte persone si fissano su quella cosa lì, come dici te, sul salsicciotto, che io tra l'altro personalmente a me non piace, però è un mio parere, cioè io non condivido. Comunque... Dopo ci sono, aspetta che uno dice, aspetta, Guido. Uno dice: Guido, spendi due parole in più sul AXS. Molti bike sono diffidenti, per me è una gran figata e funziona di Dio. Vabbè, Pelo aveva la Spark. Allora, Pelo aveva la Spark Ultimate da 10.000 euro. Adesso ha preso la Spark RC Limited Edition di No Shorter dell'Aio Colo Bordeaux Autobiography con le ruote in carbonio Syncros, la XS, eccetera, eccetera. Pelo, che cazzo vuoi che spendiamo? Cioè, tu hai una bici che non ha neanche shooter in Coppa del Mondo, cioè, ti devo Vero. dire. A lui però, per dire, lui, ti dico una cosa che lui, mi ha, lui sapeva, io sapevo, lui ma poi dopo mi ha confidato, ma lo sapevo che avrei ricevuto quel messaggio. Lui aveva la Spark Ultimate, quindi il top di gamma, montata Fox, Kashima, Monocorona, Eagle, ruote in carbonio. E quest'anno, quest'inverno, ha preso la Spark RC No Shorter, ruote in carbonio, AXS, eccetera, eccetera, manubrio integrato. E i primi giri ha fatto fatica.
Beh, innanzitutto avrà fatto fatica sia per l'escursione ma anche per il manubrio, perché il manubrio sembra una cosa da niente, ma il nostro integrato di Syncross, soprattutto quello che viene equipaggiato su quel modello di bici, è meno 25 con lunghezza 90. Quindi diventa molto rigida la bici e allo stesso tempo assorbe molto, ma veramente cambia il modo di guidare la bici, perché è molto preciso, sei tu che guidi la bici e non è la bici che guida te. Quindi bisogna prenderci un po' di mano, ma soprattutto passando da una Ultimate che lui aveva con 120, passare a un 100 di escursione, qualcosa cambia. Sì, anche perché leggermente la inclinazione della forcella, dello sterzo e Certo. la geometria dell'aio è un po' differente. Lui infatti dice molto più rigida e ha notato molte differenze. Ci vuole, per me la bici è fantastica, però devi imparare a conoscerla, a guidarla in un modo leggermente differente, perché una bici racing ti permette meno sbavature di un 120. È per quello che prima dicevo, il 120 te lo godi sempre. Sì, è vero, è vero, è vero. È proprio così. Infatti dice, ho sistemato lavorando sulla pressione del gomma, ammortizzatore, adesso da Dio. L'altro dice, confermo anche dalla 920 all'RC in discesa in un altro pianeta. Beh, sì. Ma oh, comunque ragazzi, non si può avere tutto nella vita. È normale che qualche piccola differenza c'è. Poi dopo dice sempre zi Marcello, vabbè, che anche loro sono tutta gente che ce le ha avute tutte, dicono sì, però in salita molto meglio l'RC. Beh, non è normale, è una bici più Cambia il resa. peso e automaticamente la geometria lo aiuta molto di più in salita, quindi E poi quello. considera che un altro che va a fare una gara prende 4 ore dal primo, però anche lui sente veramente la differenza. E però vedi che pelo quello che ha quella di Shurten dice comunque faccio i due ugualmente. No, spendere due parole sulla XS. Io ne ho montati, venduti parecchi, ne ho settati parecchi, però lascio a te la parola, Guido. Ma la XS sicuramente ha dato una svolta importante al mondo della mountain bike. È la prima azienda che propone un cambio wireless elettronico su questo mondo, prendendo spunto sicuramente dal mondo strada, perché il primo a entrare come elettronico è stata Shimano sul mondo strada, su gruppi Durace e Ultegra. SRAM negli ultimi anni ha lavorato molto sull'1x12 e appunto fino ad arrivare a oggi ad avere un cambio veramente performante. Prima di essere immesso sul mercato è stato testato per più di un anno dal team SRAM Scott e altri team ufficiali a livello di Coppa del Mondo, e quando sono stati sicuri di aver raggiunto quella sicurezza da dare a un utente finale, visto anche il costo di cambio, piuttosto che ha dato la svolta appunto al mercato, proponendo un cambio sicuramente performante, sicuramente pulito, perché ci permette a non aver più il manettino del cambio anteriore piuttosto che il filo del cambio posteriore, ma in più è un manettino che si adatta anche al telescopico, perché non dimentichiamoci che SRAM ha sviluppato, oltre al cambio AXS, anche un telescopico ad hoc che può essere montato tranquillamente su tutte le bici con sezione 31,6 e comandato da un manettino come se fosse un comando del deragliatore anteriore, o da un bottone, mettendo la centralina, ti permette con un bottone di poterlo alzare e abbassare a tuo piacimento. Sicuramente questa è la tendenza e l'evoluzione che il mercato. L'elettronica è una parte importante e sicuramente sempre di più andremo a vedere queste evoluzioni. Anche la stessa Shimano sicuramente sta già lavorando a qualcosa di simile, perché Shimano, ricordiamoci che è uno dei leader sul mercato a livello di componentistica, non solo sulla strada, ma anche sulla mountain bike. Quando esce con un prodotto, esce perché ha la Perfetto. sicurezza di avere la perfezione nel suo utilizzo
e tutto. Sicuramente da qua a 2 o 3 anni vedremo ancora tanta evoluzione, soprattutto sull'elettronica e sull'integrazione, perché come è arrivata l'integrazione sul mondo della strada, sicuramente vedremo tanta, tanta integrazione anche sul mondo della mountain bike. Ah, guarda, io cioè, quando c'è, sai che ogni tanto c'è il diffidente, quello, come posso dire, il romanticone che dice no, perché il frenadisco su bici a corsa non mi piace, il cambio elettronico no. E io gli dico, ma sai, ti piace o no? Fatene una ragione perché fra 1, 2, 3 anni sarà tutto frenadisco. Adesso tutto frenadisco. E idem l'elettronica, ma no, ma cioè, il mondo va avanti, cioè, non è che adesso fanno l'elettronica e fra 1 o 2 anni si tornerà indietro, cioè, si andrà sempre in quella direzione, dove c'è, sarà sempre più elettronica, sempre più integrazione e un occhio sempre al peso. Sì. Oramai, Shimano ha fatto il primo cambio elettronico 10 anni fa, perché il primo Durace a 10 velocità è uscito 10 anni fa, quindi sì, è la decima stagione, quindi sono 10 anni che c'è in giro l'elettronica. Non è una roba che c'è da un anno della prima volta che c'è. Comunque SRAM con SRAM Wireless è la sesta stagione che c'è lo SRAM ETAP sulla strada. Adesso l'hanno portata la stessa tecnologia migliorativa, più veloce, anche sulla XS, però sono 6 stagioni che c'è il wireless senza fili sulla strada. Quindi non è, cioè, io mi meraviglio ancora di quando qualcuno dice, ma sai, ma quelle cose nuove, ma 6 anni al giorno d'oggi, la velocità che c'è al mondo d'oggi con la tecnologia, 6 anni è una rivoluzione. Cioè, cambia il mondo, cioè già 2 stagioni sono velocissime, quindi oramai l'affidabilità del wireless o dell'elettronica è indiscussa. Quindi su quello, cioè, come è uscito il telescopio, come sono uscite le prime forcelle Fox con la centralina, con il settaggio elettronico, cioè, e ci sarà anche in quella direzione sicuramente un'evoluzione, un miglioramento del settaggio Sicuramente. che faciliterà noi comuni mortali l'utilizzo delle Ti dico già che innanzitutto ti spremeremo in queste serate perché giustamente ne sai talmente tanto che è giusto, ne approfittiamo. Lunedì prossimo sono curioso, lunedì prossimo voglio spingere a bomba e pubblicizzare a bomba la serata sulle bike perché ce ne saranno delle belle perché lì entriamo in un mondo che succederà di tutto perché... Cioè, potrebbe diventare veramente un talk show comico perché lì se ne sentono di tutti i colori e siccome in questo mondo siamo per molti agli inizi, anche qui è la sesta stagione che io vendo e che comunque sul mercato, sesta, settima stagione che ci sono le mountain bike, le bike, quindi non è più una novità. Però tutti gli anni arriva una novità e sembra che quello che c'era prima non vada più bene, quindi anche qui ti farò un bel po' di domande e spero che arriveranno un bel po' di domande perché qui veramente voglio divertirmi lunedì. Ne usciremo sudati. Per il Bene. resto io ringrazio Guido Camozzi, ringrazio Scott Italia, sei super disponibile. A livello di professionalità per me sei un punto di riferimento perché sei veramente una persona estremamente competente e penso che sia percepito anche perché come spieghi le cose tu, non le spiega nessuno e tutti possono ascoltare, capire, imparare qualcosa, anche noi del settore, quindi è veramente un piacere. E quindi spingerò molto per lunedì perché molti ti seguono e possono prendere appunti perché è veramente un'opportunità riuscire a parlare con una persona che è così competente nel settore. Ok? Vi ringrazio tutti e poi ripeto, è sempre un piacere essere vostro ospite, sia di persona che in call, perché siete un team veramente incredibile, quindi più che volentieri quando mi chiamate. Non sono all'altezza magari
delle persone che hai avuto in diretta o che cosa, perché sono una No. persona veramente normale e tutto, però faccio della mia passione appunto il mio punto di forza. Tu pensa che sei uno dei pochi normali e gli altri non sono normali. No, Guido, no, a parte gli scherzi, cioè, è logico che casomai una sera chiami un giornalista, chiami un ex professionista che casomai possono essere più famosi di me e di te, però a livello di competenze tecniche, conoscenza del prodotto, tu sei un leader indiscusso, quindi tanto di cappello. Grazie, E grazie. è bello essere in video call o in conference o in diretta. E è sempre meglio alla festa del team che c'è a settembre, se tanto allora dove tu tutti gli anni vieni. È vero, Vabbè, dai, speriamo di farla a fine stagione, perché oramai ce ne hanno fregata a metà di stagione, quindi lì ci vedremo realmente. Vabbè, ci vedremo anche prima, però lì sarà un momento, insomma, un po' di festa insieme, ok? va benissimo. Ci vediamo lunedì. Ci Non ci riaggiorniamo. sentiamo. Ciao a Grazie, tutti. Ciao grazie mille. Ciao ciao. Guido, buona Ciao ciao. serata. Ciao. Ciao a tutti ragazzi, buonanotte, grazie come sempre per seguirci. Domani 18:30 Rulli, preparazione Ansel Gold Race. Buonanotte.